Io sono Ilenia, bentornato in questo nuovissimo video. Come promesso, oggi book talk di un libro thriller che per il momento è il mio preferito del 2020. Allora, sto parlando di Il silenzio del ghiaccio di Tess Gerritsen. Partiamo da alcune informazioni in base. Casa editrice Idea, prezzo di copertina 8 euro, è reperibile, non solo in libreria, ma su tutti i siti online, Amazon, Libraccio, quel che sia, quello che preferite. Sicuramente se lo comprate online lo pagherete sicuramente di meno, ci sono gli sconti se lo comprate online. Una piccola precisazione per quanto riguarda il video: nei primi minuti farò una brevissima recensione, praticamente senza spoiler, ma essendo un book talk vorrei fare qualche spoiler per parlarvi meglio di questo libro. Per chi lo ha letto sicuramente può continuare a guardare il video, se qualcuno di voi invece non l'ha letto e vorrebbe leggerlo o lo sta già leggendo e non vorrebbe spoiler, io vi consiglio di guardare il mio video che ho fatto settimana scorsa sui libri letti durante la quarantena, i libri thriller durante la quarantena, perché lì faccio una recensione senza spoiler, oppure guardate i primi minuti di questo video dove non faccio alcun tipo di spoiler. Allora, partiamo dalla trama. Maura è un medico e ha una relazione clandestina con un prete, ricordiamocelo. Ed è a una conferenza dove incontra un suo ex compagno di scuola delle superiori, anche lui diventato medico. Questo signore ha una figlia, è divorziato da una figlia, cosa che ci frega poco in realtà, però vabbè. Ovviamente poi lui invita Maura a fare passare un weekend insieme sulle montagne, insieme al suo gruppo di amici e a sua figlia. Maura accetta tranquillamente, però non sa cosa l'aspetta, nessuno sa si devono aspettare, perché loro pensano di passare un weekend così semplicemente tra amici. Invece non è assolutamente così, perché rimangono incastrati in mezzo alla neve e quindi dovranno cercare un riparo. I telefoni non funzionano, dovranno cercare un riparo, lo trovano, però qui mi fermo perché poi sarà tutto uno spoiler, perché ogni cosa che dico è spoiler in questo libro, sì, tutto uno spoiler. E da una parte c'è il punto di vista di Maura, che racconta il suo tragico weekend, dall'altro lato c'è invece ci sono i punti di vista della sua amica detective poliziotta, della sua famiglia, il suo amico prete, suo fidanzato prete, e del marito della sua amica che fa parte dell'FBI, che la cercheranno, devono cercarla. Sto prete ovviamente sempre in crisi per lei, vabbè, non so come andrà a finire sta cosa, dovrò leggere altri libri dell'autrice. Brevemente, scrittura molto fluida, molto, non so, in realtà diretta, cioè ti mette un'ansia incredibile, cosa mi piace dei thriller, questo aspetto è fondamentale per me, ovviamente, per i miei gusti per quanto riguarda i thriller, e c'è un'ansia assurda, ovviamente. Cioè, succede che magari quando ci sono due parti, l'autore o autrice ti spiega magari cosa succede da una parte e cosa succede dall'altra, però magari questi due protagonisti non si incontrano, come in questo caso. Maura e l'amica detective non sono insieme, non sanno le stesse cose, però da un lato, cioè dovete capire che ovviamente non ti spiega tutto, perché se da una parte, non so, dice Maura ha fatto la cacca, dall'altro lato c'è l'amica che si dice Maura avrà fatto la cacca, voi lo sapete, perché precedentemente l'autrice ve l'ha detto che Maura ha fatto la cacca, per esempio. Però in questo caso, cioè, vi racconta ciò che ha fatto Maura, però poi fa un passetto avanti quando racconta cosa succede alla sua amica detective. Cioè, l'amica detective si fa certe domande a cui il lettore non può rispondere, cioè dice, pensa, questo già lo so, questo è stupido. No, perché fa un passetto avanti, quindi poi quando toccherà poi di nuovo a Maura, dovete leggere il libro per capire, perché
Voi quando leggete una pagina dice, ma quando è successa sta cosa? Cioè pensate, quando cazzo è successa sta cosa che non me l'hai detta? Però poi ve lo spiega naturalmente, però ve lo spiega dopo. Cioè mi mette talmente le pippe mentali, talmente un'ansia che vi porta a spingere a leggere il libro. State lì attaccati alle pagine, neanche vi rendete conto, ve lo giuro, non vi rendete neanche conto di quanto state leggendo e di cosa state leggendo, non vi potete rendere conto. Comunque, vabbè. Passiamo agli spoiler, va bene? Perché devo raccontare del mio personaggio preferito, che se non lo racconto a fondo, ovviamente non posso perché potrei fare spoiler. Ovviamente, molto in generale, devo dire che c'è questo ragazzo che mi piace tantissimo perché ha una forza di volontà incredibile, di sopravvivenza. Perché ha reagito a una determinata cosa che gli è successa quando era più piccolino e io me lo immagino come il nonno di Eddie da giovane, come ho detto nello scorso video. Comunque, vabbè, finiamo qua con la recensione no spoiler. Se volete altre informazioni trovate il link del mio video precedente in cui parlo di questo libro. E ora parliamo degli spoiler. Allora. Prima di tutto non mi è tanto chiara la posizione di lei per quanto riguarda la sua relazione con il prete. Cioè, dico, lui è un prete, no? Capisco che ti sei innamorata del prete e lui si è innamorato di te, però io dico, state in crisi, porca merda, e lui è un prete, perché? Cioè, lasciatevi e basta. Questa cosa mi ha irritato un po' all'inizio, questa loro crisi mi ha irritato parecchio, devo dire. Però vabbè, poi come si risolve, come vedremo dopo, però sempre mi urta questa relazione, non so perché mi urta l'anima. Comunque, andiamo con ordine. Partito in realtà sì e no, cioè nel senso non mi aspettavo che potesse essere così, perché va bene che tu hai accettato l'invito di un tuo compagno, vabbè. Di un compagno delle superiori che non manco ci si cagava alle superiori, e tu ci vabbè, uno può pensare ormai è adulto e ci vai, vabbè, sei adulta pure tu, però cioè devi pensare pure che cioè, sei lì per lavoro, vabbè. Comunque, uno dice appunto, magari uno là per lavoro, mi svago e vado. E poi questo qua pare che cioè, faccia il figo, questo suo compagno si fa il figo, cioè io solo so quando tutti i suoi amici si pensano che lui abbia sbagliato strada, no, soprattutto io a questa cosa mi ha urtato l'anima, cioè non vuoi dare ascolto ai tuoi amici, ce cioè, lo vedi che sei in un posto che non conosci, in una strada che non conosci, poi ovviamente si bloccano sulla strada e tipo, ok, ci sta, i telefoni non prendono, ma ci sarà qualcuno lì, cioè. Che poi si è reso conto alla fine che è sbagliato strada quando si è rimasto in mezzo alla neve, sfanculato. Vabbè, un'altra cosa che un po' mi ha urtato, però vabbè. Capisco che lui è il guidatore, lui ha messo Google Maps e quindi è lui che deve decidere. Poi io dico, no, cioè, torna indietro. Cioè, ti fai una camminata e torni indietro, cerchi qualcuno che magari ti può aiutare. Con la macchina, col SUV che sono rimasti incastrati, non che vai, prendi e vai nel bosco e cercare cose, ma dove vai? Cioè, non è una zona che non conosci, dove cazzo vai? Vabbè, comunque vorrei cercare, non so, qualcuno che abita lì, tipo come il nonno di Heidi, cioè seriamente il nonno di Heidi viveva in mezzo alle fratte, in mezzo alle montagne, e quindi dicevo, vabbè, ma neve, c'è cioè, pieno di neve, nessuno lì va a togliere la neve prima di, cioè è l'inverno e là prima di primavera nessuno andava a sparare la neve, cioè io dico no, ma sei stupido, cioè vabbè, trovano queste case, ho finalmente un villaggio, un mini villaggio che sta qua, voglio dire, è normale che qualcuno ci abiti, cioè succede che qualcuno abita proprio in mezzo alle fratte, sopra le montagne, però una volta che ti sembrano inquietanti, cioè tu entri in queste case e vedi che è tutto inquietante, cioè non c'è nessuno, tutto gelato, i piatti gelati, il cibo gelato, tutto, cioè, tutto aperto, deserto. Ma ti vuoi fare due domande? Magari non c'è nessuno, cioè se lì magari era una casa che normalmente era chiusa a chiave, non c'è nessuno, vabbè, però è chiuso, cioè sta tutto in ordine, vuol dire qualcuno ci abita, in queste condizioni chi cazzo ci voleva abitare? Cioè io voglio dire. Una volta che tu l'hai visto, cioè prendi e torni indietro. Cioè io con l'ansia che ho pensato, tornano indietro, succederà qualcosa mentre tornano indietro. No, perché loro vanno e si stabiliscono in queste case. Va bene, ok.
decisione un po', cioè siete tutti adulti, c'è una ragazzina però che si sta cagando sotto e c'è, voglio dire, vabbè, comunque, pensano bene di passare la notte lì, la sera, la notte, però le cose vanno un po' a puttane, cioè sì, perché scopriranno cose, che, cioè i cani morti, tutti gli animali morti, ovviamente poi scopriranno nel frattempo che tutte le persone sono morte, scopriranno che sono morti tutti gli abitanti di questo paese, sono tipo 600 persone, 600 tutti morti, eppure ci sta una signora che tipo è caduta dalle scale, se tu droccia, ok, sono morti tutti, voi che fate? Rimanete là? Cioè, neanche a sto punto tornate indietro, porca merda, ma che cazzo vai? Cioè, che fate? Poi tra l'altro cercano, hanno rubato una macchina per tornare indietro, bravi, bravissimi, ottima idea, dopo che avete scoperto queste cose inquietanti, che non c'è un cazzo di nessuno, sono tutti morti là, prendete e ve ne andate, bravi. La macchina ovviamente rimane bloccata un'altra volta nella neve, perché giustamente lì c'è un metro di neve, come cazzo fate a tornare a casa con le macchine? Cioè, ve lo dovete pensare prima? No, va bene, va bene. Comunque poi, cioè, cosa succede? Dall'altra parte c'è l'amica di Maura, che manco mi ricordo come si chiama, vabbè, comunque... C'è questa amica e il marito che lavora all'FBI, che la cercano disperatamente, e poi a un certo punto pensano che lei sia morta. Io tipo, quando cazzo me l'hai detto che lei è morta? Cioè, mi spieghi quando mi hai detto che lei è morta? Cioè, trovano un cadavere e pensano sia lei. Cioè, mi dici quando me l'hai detto? Non me l'hai detto che lei poteva rischiare di morire? Cioè... Ovviamente sì, ci sono stati dei casi in cui magari poteva morire disperata, però poi mi ha detto che, cioè mi ha dato la speranza che Mari potesse sopravvivere, al contrario di un amico di questo suo ex compagno che è morto perché si è incastrato per spingere la macchina incastrata nella neve, ha avuto un'infezione ed è morto, cioè... Quello va bene, però quando mi hai detto che lei rischiava veramente di morire? Quando me l'hai detto? Mai me l'hai detto? Cioè, non sei normale allora. Non sei normale, non me l'hai detto. Mi metto queste ansie, cioè poi tutti disperati, l'amica disperata, il fidanzato disperato, tutti disperati che non... Cioè, la cercavano perché non era raggiungibile il telefono, perché sta in mezzo alle montagne, sopra la neve, e vabbè che non prende il telefono. Poi si è pure scaricato, vabbè, tutti gli oggetti elettronici scaricati che non prendono, come è giusto che sia, cioè voi siete intelligenti, non tornate indietro, non vi portate manco in carica con batteria, dovete stare un weekend fuori, portatevi il cavo. Anzi no, in realtà ce l'erano portati, ma non c'erano le prese di corrente, vero, giusto, in queste case, perché poi si scoprirà dopo, perché incontra una Maura, incontra una sua, una che stava lì, nei dintorni. Questa qua gli dice, gli racconta che in realtà questo gruppo, queste persone che lavoravano, che lavoravano sì anche, che vivevano lì in quel villaggio, erano in realtà sudditi di un tizio che era tipo, si credeva Dio sceso in terra, seguitemi perché io qua, io di là, faccio di qua, faccio di là, credete a me perché io cioè, lo so, capito, cioè, soffregnoso, ok? Cioè, e all'inizio pensavo fosse un bastardo di merda, perché all'inizio spiega come questo prete, questo in realtà non è un prete, però come sto tizio è compadre, sì, un prete, sì. E comunque questo qua pensavo fosse un stronzo, pensavo fosse stato lui a far uccidere tutti, perché all'inizio si pensava, cioè lei poi Maura, pensa che sia stato lui a far uccidere tutti, come anche i suoi amici, cioè, tipo, non è stato lui però, non è stato lui, cioè, tipo, allora che cazzo è stato? Perché poi veramente la polizia alla fine pensano che sia lui, cioè in base alle dichiarazioni di questa qua, pensavano che, cioè, lei aveva raccontato, questo qua era uno che in realtà si credeva fregno, che poteva reclutare tutto un sacco di persone, queste persone però gli andavano appresso, capito? Gli andavano dietro, ci credevano pure, e quindi lei, questa qua, sosteneva che fosse stato lui, perché diceva che tutti i sudditi di questo tizio, di questo padre, andassero, cioè facessero tutto quello che lui diceva, cosa effettivamente che è vera, però tranne in quel caso non è stato così, non è stata
stata colpa sua ed è stato colpa di un tizio che poi viveva lì, che aveva fatto mettere un gas, tipo una cosa di gas che poi è esploso e quindi sono morti tutti. Rischiavano di morire anche Maura, tra l'altro. Proprio perché questa cosetta, tipo, non so come spiegarvelo, comunque è tipo una boccetta che ha fatto esplodere gas, e quindi questo gas è nocivo, tipo un veleno, e qui ha fatto morire tutti, compresi i cani, tutti gli animali. Per questo che avevano trovato gli animali morti, perché uno dice perché prende e se ne va e lascia gli animali morire di freddo. Non sono morti di freddo, non sono morti manco di fame, sono morti di sto gas come tutte le altre persone che ci vivevano, e quindi ha risolto tutto il problema. E quindi comunque vabbè, la cosa che volevo dire, come dicevo all'inizio, il personaggio che mi sta più a cuore, che mi è piaciuto tantissimo, è stato il ragazzo che aiuta Maura a sopravvivere da sola in questo bosco, perché questo ragazzo dice ci stanno cercando, devi scappare, quando in realtà chi lo stava cercando era la polizia, l'amica e il marito che lavora all'FBI, insomma. E però questo ragazzo ha una storia profonda dietro, perché questo ragazzo faceva parte della comunità che è stata uccisa proprio in questo villaggio che loro hanno trovato, dove il tizio, il padre supremo, aveva dato ordine di scacciare, mandare via alle donne tutti i loro figli maschi. E quindi lui è stato mandato via. Arrivato a una certa età, lui è stato mandato via, e pare che alla madre non gli fregasse niente di sto figlio. E si è affezionata Maura a questo ragazzo, e anch'io, cioè mi ha fatto una tenerezza unica. Quel ragazzo è adorabile, io non potevo non citarlo in questo video, perché cioè io lo adoro, avrei voluto adottarlo anch'io, perché poi Maura alla fine vorrebbe adottarlo, dato che questo ragazzo ha perso la madre e la sorella proprio a causa di questo gas che ha acceso l'intero villaggio. Però poi non ce la fa, perché purtroppo Maura non ha tutti i requisiti per adottare un ragazzo, in generale un bambino, perché ha un lavoro che le prende praticamente tanto tempo essendo medico, poi vabbè, un sacco di cose, non per quanto riguarda affetti o per quanto riguarda il denaro, perché quelli ce l'ha. Niente, questo era tutto quello che volevo dire in realtà. 5 stelle su 5, il miglior thriller che abbia letto quest'anno, e non so se ve ne verranno altri più belli di questi, forse solo quelli dell'autrice. Comunque io vi consiglio di comprarlo, veramente, di leggerlo. Se volete, non so, prendete un ebook, se lo trovate in ebook, se non ci credete, se non credete alle mie parole. Comunque se siete arrivati fin qua, probabilmente l'avete letto, perché altrimenti siete maniaci e vi piacciono gli spoiler. E comunque spero che voi possiate comprarlo. Appunto, la scrittura è fluida, vi mette ansia, non so come ve lo devo dire oltre questo, cioè. E niente, io spero che vi sia piaciuto questo libro. Se voi l'avete letto, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo libro, se vi è piaciuto, se avete letto altri libri dell'autrice, se mi consigliate qualcos'altro, se questo è il suo migliore o peggior libro, se voi li avete letti tutti, non lo so, perché da quello che ho letto io mi sono innamorata di questa autrice tantissimo. Io non so come fare adesso che non posso comprare altri suoi libri, cioè io vorrei comprarli online, però la mia carta non è ancora abilitata a comprare online, non c'ho voglia di abilitarla, non c'ho voglia proprio, e volevo andare in libreria a comprarlo, però non ci posso andare purtroppo, quindi mi toccherà aspettare aprile, forse aprile, se mai la quarantena finisse veramente il 3 aprile, perché a quanto pare vogliono allungarla. Comunque fatemi sapere voi che l'avete letto cosa ne pensate, se il vostro giudizio è uguale al mio o diverso. Fatemi sapere nei commenti se devo leggere qualcos'altro dell'autrice, io forse sì, però che cosa? Fatemi sapere cosa. Intanto questi tre li compro, quindi c'è qui dietro Il Chirurgo, Madame X e La Felice Rossa. Avete letto qualcos'altro questi tre libri? Quelli mi consigliate prima, quelli dopo? Non lo so. Intanto le copertine sono bellissime, cioè la copertina è tipo bellissima, cioè l'adoro. E niente, questo era il mio parere,
Spero che qualcuno di voi l'abbia letto e mi faccia sapere. Parliamone, per favore, parliamone. E niente, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi prego. Se volete leggerlo, l'avete letto, le vostre opinioni, discutiamone. Iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!